naturalmente sì, c'è un riferimento alla situazione pandemica, ma è anche un insieme della parola pan e daimon, così come i greci intendevano le nostre nature, il demone che ci solleva e ci spinge alle cose. Quindi pan, tutto, diciamo, della interiorità sviluppata nel confinamento. E dunque a questi demoni mondo l'uomo orchestra Vincenzo Basi. Dalle viscere del pesce cane l'acqua arrivava a secchiate, si temeva di soffocare. Osso del fico splendeva sulle ossa, il volto sereno del mio liberatore. Ma già prima della pandemia un'oscena pestilenza correva nel pneuma della rete e come ogni pestilenza produceva giudizio sommario. Infetta di rabbia di saliva, tocca dentro il pesce di vento, abbassati non la si vuole vedere, la peste, non sapere, la peste, meglio simulare parole nel respiro della rete, a mucchi leggeri, a popolazioni. Decapitazione, trovati un nemico per sentirti unito nella peste, nella peste, connessi nella rete. Let's cheat again, precarizzato, isterizzato, gentrificato. Che venga la peste, liberi di vieto, di polluzione. Vado sullo schermo, schizzerò la genti, dov'è presidenti? La governa sbogliata. La peste, in un ricrociato, un altro medioevo, il vecchio fascio nero. Peste, la peste, che festa nella peste, che festa nella peste. Si sente una certa distanza tra noi ed è bene che resti, anche perché il nostro viaggio continua con una danza. La morte viene da fuori eppure sta nella vita, da dove eravamo prima ci prende e ci porta dove. Danza macabra, compagna della più vescovi, danza la plebe in volgo, danzano ricchi e nobili con caratteri da re. Oggi a me, domani a te. Dimmi, oddio, dimmi, grastimi, a morder festina, vuoi peccare, vesi sta. Espandere l'animo, dunque per espandere meglio fate almeno un urlo per esorcizzare. Esorcizzate! Molto bene, anche perché la cultura popolare ci aveva lasciato qualche strumento, diciamo qualche trucco per porci di fronte al grande mistero della morte, ma ancora.
Manco si immagina che genere di musica gli farebbero ballare. Sarebbe veramente fenomenale. Meglio che prenda doppie misure di prudenza. Si sono fatti spesso paragoni con la guerra anche per questa emergenza sanitaria, aria d'opera ad altri tempi. Ma una sera come in un incanto, un vecchio dolce andasse al piano suo di fianco, i piedi ad altri piedi più tornati avvicinò. Mezza voce dolce, mente sussurra, non suona più.